Di fatto questa è la storia d'Italia e i giovani devono conoscere la storia d'Italia, perché bisogna essere antifascisti, bisogna affermare i valori del primato della democrazia, ma bisogna affermarli partendo dal concetto che chi ci governa in questo momento è peggio di Benito Mussolini. Questo è un dato di fatto, perché quello che sta facendo quest'uomo alla democrazia italiana perché Mussolini ha avuto bisogno di rinchiuderli in carcere gli oppositori, ha dovuto guardare a Pianosa Sandro Pertini, ha dovuto portare in carcere Gramsci, ha dovuto far uscire lui e i suoi scagnotti, sì, Matteotti. Loro non hanno bisogno di uccidere gli oppositori, perché se li compra il Parlamento. Gli uomini ostili vengono zittiti, vengono destituiti, come è accaduto a me, come è accaduto a qualche altro magistrato. E questo è il segno più evidente di un fascismo che è ancora più sombro di quel fascismo. Ho fatto delle grandi riflessioni, perché io, preso almeno dal mio lavoro, lavorare 20 ore al giorno, non mi accorgevo che erano passati 30 anni e che le generazioni crescevano, che c'erano i miei figli che crescevano. Io non parlavo più con i miei figli, non parlavo più con i giovani. Io utilizzavo un linguaggio vecchio di 30 anni, nello scrivere, nel parlare, elegante, forbito. Io sono entrato su Facebook, ho aperto un blog, ho iniziato a parlare con i giovani, con i ragazzi, 18 anni, 20 anni, 22 anni, 25 anni, e ho capito il loro linguaggio, ho capito i loro problemi, ho capito i loro pensieri, e io mi sono sintonizzato sulla loro frequenza. E questo mi ha aiutato a capire delle cose che non avrei mai capito se non fosse successo quello che è successo. Io oggi giro le scuole in tutta Italia, giro le università, insegno all'università, parlo con i giovani e partecipo a delle conferenze sulla mafia insieme a dei docenti universitari bravissimi che iniziano a raccontare delle cose di mafia che io nemmeno ricordavo più di aver letto molti anni fa. E io vedo questi ragazzi e gli si domanda chi era Giovanni Falcone, eroe del Risorgimento. E quello ride, ma che dici? Era un poliziotto ucciso dalla mafia. Per dirvi chi si avvicina di più dopo aver deriso il collega. E sono delle cose che penso che non ci possano essere soldi per pagare. Cioè, questi qua mi hanno aiutato a pensare, a scrivere. Cioè io ho dovuto cambiare il mio modo di scrivere, cioè io ho dovuto tagliare dal mio dizionario migliaia di termini che non utilizzo più. Io adesso ho un dizionario assolutamente ridotto, tanto nel parlare quanto nello scrivere, perché me l'hanno fatto comprimere loro, perché ho tolto tutta la terminologia che era arcaica, vecchia, antica, come sono antichi questi politici che voi vedete in televisione alla sera a stonarvi la testa. E ho capito che quando ai giovani si sa parlare al loro cuore e si parla con sincerità, anche nelle cose più semplici, delle cose più banali, i giovani ti seguono, i giovani si appassionano, si caricano e così nascono e crescono i movimenti spontanei che li aggregano, dai gruppi ambientalisti, dalle agende rosse, dalle varie vicissitudini, tutte le organizzazioni che nascono intorno al Grillo, all'Italia dei Valori, che poi quando c'entra di mezzo la politica, le candidature, le cose, si sfascia sempre tutto, però poi si ricostruisce un'altra cosa ancora più bella, ancora più forte e ancora più genuina. Perché oggi bisogna recuperare la cultura dell'uomo, dei valori dell'uomo, di tutto ciò che gira e che circola intorno all'intelligenza, alla volitività e all'onestà degli uomini. Questo è l'aspetto bellissimo per cui io sono sicuro che noi scriveremo il futuro della nostra nazione, che non trovo più un sinonimo per definire queste persone. Questo è il punto, cioè noi oggi dobbiamo superare questa logica, perché chi si vuole misurare con la vita pubblica, si candida, che lo deve fare
per spirito di servizio, perché deve dare, non perché deve ricevere. Questo è il punto. Perché i concetti che ci sono nel libro, sì, ci sono tanti nomi, purtroppo questi non li abbiamo potuti evitare, perché purtroppo i mascalzoni in Italia non sono pochi, sono tanti, c'è un indice di più di 2000 nomi. E ancora ricordo una email delle 3:30 di notte del giorno della presentazione del libro. Apro Skype, istintivamente, e questa persona mi contatta su Skype. Gioacchino, sei in linea? Sì. Ho bisogno di parlare. Perché? Che è successo? Sai, dice, io ho preso il libro, stamattina ho fatto la fila, perché ancora non è arrivato, mi hanno assicurato che sarebbe arrivato. Ho aspettato che arrivasse. Guarda il pacco e mi sono portato il libro. Sono arrivato a casa e ho iniziato a leggere. Figurati che a pranzo, mentre mangiavo, continuavo a leggere il libro. Ho continuato tutto il pomeriggio. Ho continuato a cena. Sono arrivato quasi a pagina 300. Poi non ce l'ho fatta più. E sono andato a letto. Distrutto. Sono andato meglio però. Sì. Perché mi sono svegliato subito dopo. Per la disperazione. Non riuscivo a dormire per quello che avevo letto. Posso chiedere una cortesia? Dimmi. Cioè, mi dici per favore dove sono i buoni? Almeno io così ne leggo uno e vedo se posso addormentare. Poi ci credete che ho avuto difficoltà a rispondere. Perché in questo libro, se voi lo leggete tutto, dalla prima fino all'ultima pagina, di buoni, vivi, non ce ne sono. Perché gli unici buoni che ci sono in questo libro sono stati tutti ammazzati. Questa è la riflessione finale. Invito a contestare quello che sto leggendo per chi l'ha letto.